da fare. No, perché infatti Fabio ha un percorso fantastico, ha fatto ingegneria al Politecnico di Milano, per cui plus, però ha dato tre esami qua. Davvero, perfetto, qui siamo due doppioni. Ha seguito, ha lavorato tre anni in banca d'affari in Kamoto, che era la divisione banking di Intesa, nel team di Jobs Derivatives. Poi ha fatto un MBA a INSEAD, abbiamo lavorato insieme a Lima, nel team Industrial Tech, mi ha associato quando io ero analista con Binago Guai, e poi si è trasferito nel 2008 al Capital, con Fondamental Equity, dove ha seguito gli investimenti di Lagardère e Stroidi, e ha fatto direttamente lui due investimenti, Don Group e CGN, due ottime società che stanno andando molto bene. Per cui, magari Fabio, tu hai fatto esperienze sia in banking sia in private equity, ma ripartiamo lato investment banking. Va bene. Domande abbastanza simili sui private equity e poi ragazzi poi fate voi. Esatto. Per cui Fabio, cosa ti ha spinto a perseguire una carriera in banking dopo esserti laureato in ingegneria? Sì, cosa non ovvia, perché ingegnere. Bah, allora, io ho fatto innanzitutto ingegneria gestionale, quindi mi sono trovato prima ancora di arrivare al banking, al dilemma economia, commercio, ingegneria gestionale, poi alla fine ahimè sono capitato a fare ingegneria, che è un anno in più all'epoca, quindi che me l'ha fatto fare. Diciamo, non ho avuto mai, non avendo all'epoca nessuna particolare passione per diciamo una industry in particolare, essendo poi circondato dagli ingegneri, che c'era chi voleva progettare gli aeroplani, chi voleva fare i ponti, chi altro. Sono entrato durante gli ultimi 2-3 anni in questo curriculum sperimentale che era focalizzato sui mercati finanziari, ed è il motivo per cui poi ho fatto anche degli esami qui in Bocconi. All'epoca era supervisionato da Stefano Preda, che era il presidente della borsa, e quindi diciamo, conoscendo lui e Marco Giorgino, che era un altro bocconiano rubato dal Politecnico, mi sono poi sostanzialmente appassionato a tutte le tematiche più prettamente relative alla finanza e all'economia, e quindi qui, se volete, questa decisione poi è uscito dal Politecnico di spostarmi un attimino più sulla parte investment banking e finanza. Quindi questo è un po' il motivo. Diciamo, quando sono entrato all'università non avevo le idee così chiare, me le sono un pochino chiarite dopo, quindi questo è un po' il percorso. No, per cui la seconda domanda era: quali sono le skills che hai imparato in banca d'affari e quali quelle che avresti voluto imparare ma in realtà non hai imparato? Allora, beh, chiaramente la mia esperienza è un'esperienza di banking da junior, perché io sono uscito quando ero un senior associate, quindi parlo per quello che forse anche più rilevante per voi, se uno poi pensa di entrare. Diciamo che al di là, secondo me, di quello che è la risposta scontata dal punto di vista delle skills tecniche, quello che ci aspetta di imparare subito è un'enorme abitudine a lavorare tanto e a lavorare duro, che adesso sembra una stupidaggine, ma quando poi si vede gente che ha fatto, dimmi te, ne pensa qualcosa la sua volta, quando vedete gente che ha avuto altre esperienze, si vede che chi è abituato a lavorare tanto in un certo modo ha una marcia in più, perché chiaramente è più veloce, macina, si stanca meno ed è più sul pezzo. Quindi sicuramente abitudine a lavorare tanto, tenendo un'enorme attenzione al dettaglio. All'inizio non capite perché la gente vi spacca i maroni, perché la virgola non va bene o perché diciamo il punto c'ha lo spazietto in mezzo, perché i numeri su quelli manco ve lo sto a dire. Sono cose molto generali, ma che poi quando si va avanti, al di là della competenza tecnica, del saper fare un modello, una valutazione e quant'altro, che cioè, non lo sto neanche a dire sinceramente, quello è ovvio che le si impara, poi rendono, diciamo, ti formano molto qualsiasi cosa tu vada a fare dopo. Quindi quella sicuramente è un'ottima scuola di formazione per abituarsi a lavorare in generale, al di là poi che facciate modelli, PowerPoint o altre cose. Le skills che non hai imparato? Le skills che non ho imparato, chiaramente quelle, progredendo un pochino e quindi dando per assodate queste cose che vi ho appena citato, quindi essendosi abituati a lavorare tanto e stando attenti, avendo chiaramente imparato a fare tutte le cose che ci si aspetta da un junior banker, che sono i modelli, il PowerPoint, tutto quello che potete immaginare sulla valutazione e quant'altro, è, se volete, la comprensione reale di un business dall'interno. Da banker, soprattutto da junior, chiaramente
i senior banker, alcuni dei quali vengono dal mondo della industry, finché non si lavora su certe operazioni, certe transazioni, è difficile veramente comprendere un business. Ci sono dei concetti che si imparano, si capiscono in modo superficiale, ma in realtà non li possedete. Quello, finché non si mettono dentro la testa una società per davvero, è difficile veramente padroneggiarli. Quindi quello è un po' quello che a un certo punto, secondo me, mi mancava. Cioè, cosa che è palese quando ti siedi con un manager, ti rendi conto che parli su livelli di comprensione totalmente diversi. L'altra domanda che avrei per te è: quali sono, secondo te, i key success drivers per una persona che vuole diventare un banker di successo nel lungo termine, per la tua esperienza da insider e da cliente? Allora, se sei un senior banker, secondo me, per avere successo, dal punto di vista delle skill, se volete, sono totalmente diverse da quelle di un junior banker. Cioè, potete essere il miglior junior banker, il miglior analista, la società del mondo, ma essere un buon DPO, soprattutto managing director, è totalmente un'altra cosa, perché, come dicevo, da junior ci si aspetta che siate estremamente precisi, veloci, sappiate fare i modelli, le valutazioni, le presentazioni, sappiate esporre e fare tutte queste belle cose. Da senior banker dovete sostanzialmente andare a trovare i deal, dovete fare networking, andare a capire, a parlare con i clienti, dovete essere commerciali, dovete essere commerciali in un modo però intelligente, non commerciare come facevano alcuni una volta, arriva al pitch con perché non ti compri una di queste 100 società? E dici, 100 società, bene, le vediamo tutte in quanti anni, senza avere un motivo per cui dimmi, portane tre, fammi vedere che hai un ragionamento su cui, perché una di queste tre può essere un buon fit se mi stai parlando di un'acquisizione, e fammi capire che angolo hai, perché poi, come dicevo, devi avere una comprensione della industry, su cui in genere state andando a spacciare una competenza. Ma dovete anche dimostrare di avere un angolo particolare su cui poi io devo essere quello che vi dà il mandato per aiutarmi, assistermi a fare una certa operazione. Quindi sicuramente dovete essere più commerciali, avere capacità di fare networking, al di là di me come cliente, di tutti quelli che possono essere delle potenziali controparti per me, e capire di che cosa il cliente può aver bisogno e dove potete andarlo a trovare. Quindi la capacità di essere bravi a fare i numeri, essere precisi e quant'altro, sì, va bene, quella ce la dovevate avere probabilmente 10 anni prima o 5 anni prima, dopo è tutto un altro mestiere, perché ci avete chi fa i modelli, voi dovete far venire la voglia al cliente di lavorare con voi e dovete portargli qualcosa che sia per lui intelligente. D'accordo. Il titolo dell'evento è Careers of the Future. Sarebbe interessante discutere insieme come hai visto evolvere la professione dell'investment banker da quando hai iniziato tu la tua carriera e come pensi che evolverà nel futuro. Per cui, quali sono le skills, se ne sono differenti da quelli che hai appena citato e che la nostra partita deve pensare di sviluppare? Le skill saranno e credo che rimarranno quelle di cui abbiamo parlato. L'investment banking, secondo me, è già diventata di fatto una commodity, mentre se voi pensate agli anni 80, agli anni 90, quando c'erano inizi di questo tipo di lavoro, era veramente un servizio incredibilmente a valore aggiunto per le società. Adesso credo che se guardate in qualsiasi società, al di là dei fondi di private equity, ma anche le società corporate normali, c'è un diverso numero di persone che passa dalla private equity, quindi che sa fare benissimo delle valutazioni, ci sono dei dipartimenti di business development o M&A interne a certe multinazionali, dove c'è della gente che altro che banker, perché sono focalizzati in più su una industry e quindi li conoscono bene. Quindi quello è il servizio è sempre più, come dicevo, una commodity, quindi bisogna essere in grado di da un lato conoscere il cliente e andare a cercare quello di cui ha bisogno. Quindi quello che dicevo prima, non è che gli date qualcosa che dal punto di vista tecnico il cliente non sa più fare, dovete portargli delle idee e un angolo, un'entratura per realizzarle. Quindi questo sarà sempre più secondo me il futuro di quelli che saranno i banker che hanno successo. E anche oggi devo dire, i banker con cui lavoro maggiormente non sono quelli, cioè non c'è uno che sa fare i modelli meglio degli altri, o che sono quelli che mi portano le idee, che mi
mi presentano, nel mio caso, l'imprenditore, che hanno capito che c'è un settore che magari mi può interessare e in quel settore conoscono qualcuno, oppure appunto se c'è una società che mi interessa e in cui non riesco a parlare o non riesco a farmi dar retta da un imprenditore, che hanno un modo di parlargli e darmi una mano. Quindi sarà sempre più quel tipo di lavoro. Altra cosa poi invece, dove sarà sempre presente, però lì le skill sono sempre le stesse, quando ci sono, diciamo, dei processi molto, molto grandi, allora il ruolo dell'investment banker è veramente quello di coordinare un processo. Quindi semplicemente quello che tu stai comprando come cliente è un qualcuno che ti dà una mano a gestire un processo in modo strutturato, professionale, in cui dovresti parlare con mille controparti diverse, e ci pensa lui a filtrarle e a scaricare te o magari la società da quelle mille menate che sennò ti porteresti in casa, che ti impedirebbero di lavorare. Questo un po'. Qualche consiglio, word of wisdom per i ragazzi che vogliono entrare in investment banking ora? Good luck. Allora, dovete sapere cosa vi aspetta. Cioè, quello che mi ha sempre sorpreso quando sono entrato io era quanta gente poi non si lamentava di quello che trovava, no? Si lavora tanto, si fanno le nottate, c'è quello che è stracompetitivo, non hai necessariamente dei senior super simpatici. Quindi all'inizio bisogna andare con la testa che sapete che si lavora tanto, si lavora duro, c'è un ambiente competitivo, e quello è veramente l'approccio giusto. Cioè, se voi andate con la testa di "lo sapevo", così come sapete anche che nessuno ve lo fa fare, quindi se a un certo punto vi siete rotti le scatole, alzate la mano e vi dite "sapete che c'è, io vado a fare dell'altro", questo è il modo migliore per poi non essere sopraffatti, rompersi le scatole dopo 5 minuti. Cioè, dovete sapere cosa vi aspetta. Poi quando va, diciamo, all'inizio subito non è chiaro, però poi ne vale la pena. Come dicevo, prima si impara veramente a lavorare, si impara un metodo, si imparano tante cose, per cui anche se decidete di farlo per un anno, due anni e poi andarvene, va bene, di sicuro è un'esperienza che vi ha formato. Semplicemente essere molto consapevoli che all'inizio è dura, niente di più. Non è rocket science, cioè si impara qualsiasi cosa, bisogna avere voglia, abbassare la testa e lavorare. Perfetto, passiamo, se volete facciamo delle domande ora su banking e poi passiamo in private equity, o andiamo in rassegna private equity? Come volete. Speriamo dopo. Tanta stessa roba. Sì? No, speriamo di no. Scherzo. No, magari sui banking, se avete delle domande ora, le smistiamo. Qual è sarebbe la differenza tra una carriera all'interno di un investment banking rispetto a un boutique? Allora, la boutique rispetto, diciamo, a una grossa struttura è sempre un pochino più una scommessa. Dipende, secondo me, poi molto sempre dove si va a lavorare. Diciamo che in una boutique secondo me è la possibilità di trovare delle realtà dove mediamente c'è meno struttura, quindi anche il tuo percorso di apprendimento è molto più casuale in certi modi, perché c'è molta meno struttura. Quando tu inizi una realtà in una delle grandi investment bank, hai mille analisti che ti prendono e ti insegnano, hai N associati che ti controllano, hai i vice president che ti guardano e così via discorrendo. Quindi è una struttura molto, molto vasta e molto precisa di persone che mediamente in qualche modo ti formano. In una boutique, come sempre, è un pochino più trasversale, un pochino più orizzontale l'organizzazione, mediamente ci sono meno persone, sono più occupate, quindi hanno anche meno tempo di starti dietro, mentre in una grande struttura magari hai lavori già con un senior analyst, quindi quando lui fa il modello banalmente ti metti lì di fianco e lui ha tempo anche di spiegarti, anche se sarà sicuramente super incasinato. In una boutique magari c'è comunque meno tempo per starti dietro, quindi devi un pochino imparare, diciamo, più capace ad assorbire tu, a imparare quello che viene fatto. Per contro, nella boutique tipicamente hai più banker che sono bravi nel lavoro che dicevo prima, di avere relazioni, di approcciare un cliente, di parlare magari
sono dei senior banker che escono da strutture molto grosse, molto, molto, molto anche statiche, molto organizzate, hanno i loro clienti con cui lavorano abitualmente e quindi sono abituati a lavorare in modo molto più commerciale, non vanno a caso. Nelle grandi banche quello che ti può capitare da junior banker è fare il pitch su delle società che neanche sai esattamente cosa vogliono, il tuo senior non sa esattamente cosa vogliono, quindi ti fanno fare delle analisi un po' a caso e poi vai sperando che no, questo qui casualmente veda qualcosa che gli interessa. Nella boutique questo lavoro probabilmente non lo fai, è molto più mirato, hai un senior che sa esattamente il cliente di cosa ha bisogno. Quindi se tu sei brava, diciamo, all'inizio a imparare in una realtà meno strutturata, dopo però hai probabilmente possibilità di fare cose un pochino più a valore aggiunto, con un pochino più di contenuto. Questo però sempre che partiamo, c'è boutique e boutique, sono boutique di scappati di casa anche in giro, quindi c'è di tutto. Quindi lì poi la differenza, secondo me se vai o in una buona boutique o in una buona banca d'affari grande, comunque fai un ottimo percorso. Poi c'è il tipo di tu, come sei tu come persona, che sicuramente in qualche modo puoi attendere, va a decidere se tu preferisci lavorare in un ambiente più piccolino con pochi clienti o preferisci la grande struttura, diciamo un'invincibile armata, è un po' diverso. Allora, sicuramente se hai il gallone di una grossa banca d'affari dove si sa che si lavora in un certo modo, che si è strutturati, aiuta, è inutile a dire. Sulla boutique dipende se c'è una conoscenza della boutique. Allora, diciamo che se io non conoscessi alcune realtà in Italia, è chiaro che cerchi i soliti sospetti, no? Quindi guardi le solite banche d'affari, perché ha lavorato in Merrick, ha lavorato in Goldman, bla bla bla. Ci sono però delle boutique che sai dove c'è gente valida e quindi guardi. È chiaro che a scatola chiusa la grossa banca è un brand, quindi è più facile, ti compri volentieri la Mercedes o una BMW o una Skoda, potendo. Ad oggi le banche di investimento hanno la possibilità di specializzarti in un prodotto, quindi M&A, debito, crediti, mm-hmm. oppure invece sono più orientati a specializzarti su un'industria? Perché sapendo che c'è comunque una sorta di passaggio in questo periodo, come intendi stanno muovendo più sull'indirizzarsi sull'industria meno che su un prodotto? Sì, allora lì ogni banca ha il suo approccio che tende a cambiare ogni 5 minuti, quindi è veramente un po' un mistero. Allora, secondo me quando sei agli inizi junior non è così fondamentale diciamo in che angolo ti vai a specializzare. Secondo me attendere una volta che prendi più un ruolo di senior banker, quindi andare a parlare con certi clienti, secondo me sia una specializzazione di industry, per cui alla fine a furia di sentire le cose in un mondo consumer se di te piuttosto che industrial, così aiuta, perché hai qualcosa da dire oggettivamente, perché se tu sei in un team dove oggi fai qualcosa di tech, domani di industrial, qualcosa di retail, è difficile che parli con tutta gente che fa solo quello e riesci a dire sempre qualcosa di intelligente. Guarda che si vede. Quindi dico, attendere sicuramente quello è, secondo me, aiuta ad avere un rapporto, una relazione intelligente con un cliente. I prodotti sono un po' diversi, impari DCM, è vero che da quel punto di vista lì ci sono delle caratteristiche che sono un pochino meno legate, ci sono delle technicalities che comunque devi conoscere, però sarebbe sempre bene che quelle cose le guardi con qualcuno che poi capisce la industry e ti spiega anche certe dinamiche. Stiamo per entrare sempre in questo modo di focalizzarsi all'inizio sui prodotti, non sui Guarda, se dovessi dire, poi ognuno ha il suo diciamo approccio. Secondo me all'inizio quello che è importante, paradossalmente non so, quello sì. Dimentico della sua, secondo me è altrettanto valido, se uno si vuole, a meno che tu non ti voglia specializzare su certi prodotti, un team di M&A dove fai tanta execution
è la cosa migliore. Perché dico M&A? Perché su, quando, e dico execution, perché quando fai un'operazione per davvero, il grado di dettaglio che vai a vedere è tutta un'altra cosa. Se fai un team di coverage dove fai dei pitch ma poi non ti parte il deal, resti sempre a un livello molto superficiale. La prima volta che fai un deal per davvero, ti cambia, è lì che cambi. Se fai 1000 pitch, alla fine sei sempre molto high level, perché nessuno va mai veramente a vedere il dettaglio. Secondo me dipende anche quanto sei convinto di un prodotto specifico, no? Per cui se tu non sei un po', non vuoi passare mai la vita a fare FX derivatives, per esempio, passare 4, 5, 6, 7 anni lì è rischioso, perché poi ti veramente ti specializzi. Quindi magari può convenire andare magari in un team di industria un pochino più generale. Se invece la tua passione, per non so, capital markets, un team specifico. Esatto. Beh, detto questo, comunque tu Fabio hai fatto exotic derivatives, se non lo fai per troppo tempo, comunque ancora la gente apprezza la struttura che ti dà lavorare nel banking e l'approccio al lavoro, e comunque sanno che quando ti prendono, anche a parte tu hai fatto anche di me, però in generale ho anche dei colleghi in private equity che hanno fatto prima prodotti specifici, però non hanno fatto per così tanto tempo da essere classificati come specialisti. Però il nostro team apprezzava il tipo di training che comunque prendi across the various product teams, no? In banca d'affari. Cioè non è difficile entrare, è molto difficile, perché in genere molte cose vengono date per scontate, quindi tutto, adesso non so, fondi molto grandi, ci sono insieme a Blackstone e forse un paio di altri che fanno una classe di analista, però in realtà probabilmente vai a fare il lavoro che fa il banker all'esterno, cioè stai parlando di fondi che sono talmente grandi e strutturati che ormai hanno dei team che sono paragonabili a quelli di una banca d'affari, e quindi tutta una serie di lavoro iniziale che normalmente si farebbero, oppure noi facciamo fare alle banche d'affari, se lo possono anche far fare internamente. Però è la stessa roba, e secondo me c'è un tasso di mortalità di lì ad arrivare in cima che è enorme. Focalizzandoci un attimo su uno step precedente, cioè per uno studente che non è ancora in banking, qual è secondo voi a questo punto, diciamo una, poi ovviamente anche più di una, skills particolare, anche soft può essere, che effettivamente possono aiutare lo studente in questo caso a differenziarsi dalla massa, premettendo tra parentesi una massa che è già a tempi dettagli e con determinati parametri giusti? Allora, sicuramente l'approccio anche personale conta, la ripeto, non sto parlando di se bravo a fare i modelli e quelle cose lì, perché è anche inutile starlo a dire, quello lì se sbagli il modello vai a casa, punto. Quello che sicuramente piace è un approccio personale di qualcuno che deve essere un attimino imprenditoriale, sicuro di sé ma neanche troppo, poi ognuno ha le sue preferenze a livello personale. A me piace sicuramente qualcuno che è sicuro di sé, neanche per qualcuno che deve arrivare e appunto hai esperienza zero e devi pretendere di insegnare a me o di capire, quindi devi essere sicuro, sapendo che hai tutto ancora da imparare, un approccio di uno che ha anche voglia di avere un minimo di come si dice, di confronto, quindi che non, se io ti dico qualcosa che secondo te non torna, non abbassi la testa, ma puoi tranquillamente argomentare in modo intelligente, sapendo poi che c'è una certa differenza. L'approccio personale conta tantissimo. Questo è un ambiente fatto anche sicuramente molto nel modo in cui ci si pone, e ogni tanto quello che si dice fa, se tu anche dici una cagata ma la dici convinto, ogni tanto è così, purtroppo lo so che è, ma basta esserne convinto, basta essere consistenti nel dirla, una cosa alla fine l'approccio, cioè, te la possono far passare senza chiedarti. Se invece anche dici cosa intelligente ma non lo so eccetera, è complesso, quindi sicuramente è complicato, perché devi seguire te ma neanche essere troppo diciamo supponente. Ma sono d'accordo, io ho avuto la fortuna all'inizio della mia carriera a Lehman di aiutare il processo di recruiting per il recruiting di analisti e summer intern italiani. E quello che secondo me fa una grossa differenza, innanzitutto deve avere un hygiene factor, che è il CV, che deve essere con un certo tipo di medio, di performance. Non necessariamente deve avere il 29.9, però avere una media che sia buona.
nel zip code che sia accettabile. E poi sono sicuramente la preparazione sulla parte tecnica, comunque vai a fare un'intervista per magari entrare in un team di M&A, ti puoi aspettare che magari qualcheduno durante il processo ti chieda una domanda su come funziona DCA piuttosto che multiple e così via. Là te devi essere guardato. E poi c'è tutta la componente poi interpersonale di soft skills che diceva Fabio, per cui è molto anche la delivery e come gestisci l'intervista. Cioè va benissimo la cioccolatina, succede a tutti, abbiamo fatto tutte le interviste, nessuno fa l'intervista perfetta. La capacità di non fare il post-mortem a metà dell'intervista se hai fatto una scivolatina, ma reagire e far vedere che comunque ok, te lo spiegano, l'hai capito, e poi magari quando ti rifanno un'altra domanda di ragionamento piuttosto che di valutazione riesci a applicare e imparare subito, alla fine è un lavoro appunto dove non mandiamo satelliti nello spazio e lo sanno benissimo anche chi ti intervista. Quindi avere quell'attitude del voler imparare, di, no, come diceva lì, non è importante se cadi al tappeto, è un problema se ci rimani. Quello secondo me è un po' l'attitude che vuoi vedere nelle persone che intervisti. Poi chiaramente come tutte le cose, se uno dimostra un minimo di interesse, nel senso conoscere cosa sta succedendo, vale dire, se dici che vuoi fare investment bank, ci sta una grossa operazione o qualche cosa, e ti dico e ti faccio la domanda, se sai almeno che è successa, ti dico di andare nei dettagli, però chiaramente se volete vendere un vostro interesse in un mondo, in un ambiente, in un'industria, sapere cosa sta succedendo. E quindi leggere tutta quella che è la stampa di settore e quant'altro, nessuno si aspetterà un'analisi dettagliata, però dovete sapere cosa sta succedendo nel mondo in quel settore. Se avete visto JP Morgan, il team di Energy, hanno appena fatto 2 giorni prima un grosso deal, magari vuoi vedere, vuoi dare un'occhiata, no? Fa vedere appunto che sei interessato sia alla professione che al loro team. E poi appunto l'ultima parte forse avere un approccio molto che è specifico, no? La gente si aspetta probabilmente che tu alla fine vai a intervistare un po' con tutti, ma è normale, no? Perché non sai, è un po' where you're gonna land. Però è importante che fai vedere che hai fatto l'effort almeno to make it specific, il tuo interesse. Voglio questa banca perché, questo team perché, I really wanna work for you guys, con un grado di autenticità che sia... Conoscere le operazioni che hanno fatto, piuttosto che poi è abbastanza facile perché sicuramente avete qualcuno che è uscito un anno o 2 anni prima di voi e ci lavora, chiedere un po' come l'ambiente, come l'atmosfera, insomma, per far vedere che conoscete quella realtà lì, per quello che vi è possibile. Ma lui poi veniamo. Riguardo ad esempio per il recruiting per leadership, dato che state parlando di conoscenze e competenze tecniche, quanto nello specifico bisogna andare per un leadership rispetto a un'assunzione? Dal punto di vista tecnico proprio, perché onestamente noi dal punto di vista universitario non impariamo molto di quello che viene richiesto dal punto di vista tecnico, ma a un prospective intern cosa potrebbe essere chiesto? Allora, cosa che io adesso devo andare un pochino nella memoria. No, tecnica, beh, credo... Sì, è abbastanza evaluation. Sì, evaluation. Se fai M&A, quello è. Se poi vai a fare, non so, FX, derivatives... Quello credo che nessuno si aspetti che tu abbia una competenza dettagliata. Se appunto entri in un team di banking, poi ti faranno fare un modellino di valutazione, un DCF, piuttosto che qualche cosa di simile, su cui appunto almeno devi far vedere che sai come funziona senza fare una cosa super complicata, cioè veramente le basi, cioè far vedere che se ci spendo un mese a far lavorare qualcheduno, qualche signor analis con te, capisci come funziona e lo impari. Sì. Però tipicamente se M&A è quello che ti interessa, Ma... Se dovessi scegliere domani sì, onestamente, okay. Però dato che proprio in prospettiva di dover ancora vedere bene quello che mi potrebbe interessare, sì. Devo capire anche il grado di specificità da raggiungere. Sì, sì, guarda, ti dico, la valuation tipicamente sulla M&A sui prodotti più specifici devi un po' capire come l'ottica dei prodotti, qual è l'underline prodotto che vai a vendere. Noi abbiamo sul Knowledge Center, metto su un po' di domande, un po' di documentini tecnici che ti aiutano un po' a preparare. Poi prendi il Brady Myers o quale libro di finanza vuoi, ti dai una scorsa, veramente non è roba complicata, no? Sì, a parte che penso che trovate su 1000 siti le domande, le cose del tipo e quant'altro, gli esercizieti, cioè ormai arrivare a un'intervista verso gli M&A senza sapere cosa ti chiedono, cioè... Ma su Facebook, esatto, cioè... Snapchat, M&A interviews e ti arriva di tutto e di più. Esatto. Quindi... Io voglio chiedere a lui, poi magari anche a te, non so se... La parte di effetto è specializzato in exotic derivative per queste cose, ma poi... Hai lavorato su questo quando eri al Lehman Brothers? No, quello era proprio quando ero uscito
come voi a 20 secondi dall'università, quindi lì anche lì mi era capitata, come tutte le cose, un po' l'opportunità senza neanche sapere benissimo in realtà che cavolo fosse questo mondo di fixed income, exotic derivatives, exotic. Mi mandano a lavorare niente. E quindi avevo iniziato a lavorare lì, chiaramente senza avere conoscenza, perché è un mondo dove c'è gente che c'è il PhD in fisica a fare tutti i modelli di valutazione e quant'altro di questi strumenti, quindi cioè non provarci neanche ad arrivare lì sapendo l'argomento, perché ti mettono lì. E quindi avevo iniziato a lavorare con loro, a vedere sia la parte tutta di come funzionano questi strumenti, senza andare nel dettaglio di esattamente come funziona la valutazione, perché è una cosa mostruosa, però anche a cosa servivano soprattutto e come gestirli. Quindi quella cosa su cui sinceramente sono arrivato senza avere nessun tipo di preparazione, quindi ho fatto semplicemente un'intervista, credo, in cui sono sembrato mediamente intelligente, poi forse hanno visto ingegneria, hanno detto magari qualche numero lo fa girare. Poi ti dico, però mi sono subito accorto che era una cosa che veramente non c'entrava niente con il mondo poi della finanza d'impresa, cioè non avevi nessun tipo di contatto, di comprensione. E quindi poi di lì ho deciso di spostarmi e di cambiare, di fare dell'altro. E quindi, non so, per la parte di magari appunto più trading o questi aspetti qua legati sempre all'investment banking, cioè domande tipo, oppure conoscenze tipo che sono richieste, cioè tu dici per un M&A credo sia giusto, cioè devi avere a conoscenza almeno quelle cose basi di valuation, come ti sia dei multipli. Per un ambito di trading, cioè fino a che punto devi essere a conoscenza, cioè appunto, per esempio anche parlando di derivati. Io credo che se sai un po' di teoria delle opzioni, se come funzionano future, swap, queste cose qui, cioè proprio devi sapere come funzionano gli strumenti base, credo anche lì trovate in tutti i libri, credo qualche cosina di valutazione sulle opzioni si veda, il modello Black and Scholes piuttosto che binomiali, però veramente la base, cioè niente di strano. Poi lì loro veramente cercano di capire quanto siete veloci anche mentalmente a seguire, perché tanto sanno che poi la cosa va, te la devono insegnare loro, quindi è una questione di agilità mentale tua, mentre ti parlano e ti fanno loro domande su questi concetti che in teoria sono molto elementari, come li sai mettere insieme e far lavorare. Io forse una cosa che aggiungerei è, parliamo di hygiene factors, cosa al minimo devo sapere. Secondo me la miglior difesa è l'attacco, cioè il fatto, se tu vai preparato, entrepreneurial, ti sei visto magari, hai fatto extra lavoro, fai vedere che veramente sei interessato a intervistare per il team di consumer retail, te lo segui per 2 o 3 mesi e veramente fai vedere che hai un interesse genuino per l'industria, fai l'extra step in un mondo dove comunque alla fine vedi tanti candidati che sono tanti bravi e molto spesso fa decisioni sbagliate, non sai veramente chi prendere, o a volte è il senior guy che intervista a Londra, che magari non gli piace ancora la cravatta, o che gli ricorda quello di un cliente che la sera prima gli ha fatto arrabbiare, who knows, right? Quindi secondo me riuscire un attimo a essere più entrepreneur, sono una serie di hygiene factor che devi coprire e poi attacco. E quindi se veramente ci tieni, è una professione che vuoi fare, quella è l'industria con cui vuoi partire, you are your own limit, quindi preparati a dovere e un posto di lavoro lo troverai. Com'è nella banca che volevi, ma probabilmente lo sarà. Quindi it's in your hands. Come sempre, più sei convinto di quello che vuoi fare, più arrivi con una conoscenza superiore alla media degli altri che vanno, diciamo, a fare l'intervista, tanto per farne una delle N. Se tu invece vuoi fare esattamente quello, guarda, si vede sempre, cioè chi è super focus arriva, perché ne sa già troppo di più degli altri, perché la fa. Perché non gli costa niente, perché è interessato all'argomento e quindi ha fatto più lavoro a casa, ha fatto più compiti a casa. Grazie. Io volevo fare l'intervistatore una volta in vita mia e non me lo fate fare. Ma che devi fare? È la stessa roba, che devi fare? Me ne vado a questo punto, scusate. No, me ne vado io. Andiamo insieme. No, a parte scherzi, andiamo col private equity e poi magari se c'è quanto... sono quasi... Ok, facciamo private equity, poi vediamo quanto è riuscito. Facciamo private equity? No? Se vi interessa. Cosa ti ha lasciato, cosa ti ha spinto a lasciare investment banking per intraprendere una carriera in private equity? Allora, le menate dei clienti. Allora, da un lato, da un lato due cose. Da un lato, secondo me ci sembra una componente di personalità
di personalità vostra, no? Sicuramente per quello che mi riguarda, alla fine era molto bello, anche interessante in certi casi fare il banker, però alla fine tu vedi il cliente che dice ok, dove tu finisci lui inizia a lavorare e semplicemente poi tu gli puoi proporre, ma è lui che decide con la sua testa, no? E si prende rischi e no? Onori e oneri delle sue decisioni. Quindi quello mi ha sempre affascinato molto di più che fare, tra virgolette, l'advisor, che a un certo punto però non sei quello a cui spetta la decisione finale. Senza contare che quello che dicevo prima, se tu dopo che hai preso la decisione, diciamo, la porti avanti, il livello di comprensione che vedevo in certe figure, di conoscenza di tutta una serie di tematiche, dinamiche, mi affascinava molto, molto di più di quello che stavo facendo in quel momento, senza contare, ripeto, quello che prima ho detto scherzando, il fatto che prima hai dei clienti che in qualche modo ti dettano il tempo su qualsiasi cosa, cioè sono loro che comandano, quindi se lo reputo una cosa importante, anche se per te è una cagata pazzesca, ci fanno passare la notte, punto, fine della discussione, no? Quindi c'è anche una componente sicuramente personale e sicuramente voglia di fare un passettino in più e di avere la possibilità di essere quello che alla fine la decisione la prende e vede come va a finire, no? Quindi quella è stata un po' diciamo, l'origine della volontà di cambiare, poi chiaramente è stato un percorso per riuscire a farlo, ecco, che è diverso. Quali aspettative che avevi sono state mantenute e quali deluse? Ma allora, sarà che io per natura non sono uno che ha mai grandi aspettative di chissà cosa succede, quindi devo dire che delusioni non ne ho, delusioni a dire qualcosa che fosse totalmente diverso da quello che mi aspettavo, non l'ho vissuto, quindi alla fine sono stracontento della scelta che ho fatto. Quello che è stato mantenuto è quello che vi dicevo prima. Allora, cominciando a lavorare in quello che in private equity è la parte di portfolio management, di gestione di una partecipata, anche se voi non siete dei manager, questo ricordatevelo sempre, chi gestisce l'azienda sono i vostri manager, voi siete un azionista rompipalle sostanzialmente, che cerca di farsi spiegare che diavolo stanno facendo sti qua, ma poi li fanno fare. Comprensione, conoscenza di come funziona la società, un business per davvero, non è neanche lontanamente paragonabile. E di cui quello che dicevo prima, intanto il banker non deve fare l'errore, a meno che non sia un banker che viene dalla industria, che ha fatto magari un ex CEO, che allora ti cambia la storia, allora ti siedi e prendi appunti, però un banker che ha sempre fatto il banker, che va a spiegare a un altro esattamente come funziona un business, anche no. Cioè fate vedere che avete un'idea intelligente, che sapete che avete l'angolo, ma non cercate di spiegargli come funziona qualcosa. Lì mediamente ci si fa male come banker. Quindi sicuramente la enorme comprensione di un business, ripeto, però sempre non ancora al livello di un manager. Cioè, un manager che fa 5 giorni, 7 giorni alla settimana il manager su un'azienda e quant'altro, è una conoscenza che non la svilupperete mai. Siete sempre gente che capisce molto bene il business, infinitamente più appunto di altri, però è una cosa a parte. L'altra cosa che sicuramente è andata a fare rispetto a quando si è un banker, è tutta una serie di competenze che prima non avevo sviluppato, ma perché non le tocchi, perché ci sono tutta una serie di altri consulenti che se ne occupano. Tu come quando lavori in private equity e gestisci una partecipata dal momento dell'investimento ma fino all'exit, dovete parlare con i banker, dovete parlare con i legali, dovete parlare con quelli che fanno con i revisori, quindi una serie di competenze, e dovete parlare con i manager, quindi ripeto, siete un azionista e quindi parlate di business. Quindi tutta una serie di competenze aggiuntive ve le costruite, e quello è stato per me una parte divertentissima. Non c'è una scuola, non c'è come in banking, ti metti lì l'analista associato, parli, lì va veramente a caso, e quello per me è stato una palla di enorme soddisfazione, perché adesso veramente la comprensione di un certo mondo è molto più completa. Una parentesi,
sapete, perché magari sono anche studenti di anni di primo e secondo anno, sapete tutti cos'è private equity? No scienza, non sapete, io fino a 3 anni fa pensavo fosse risparmio privato il mio vicino, poi si sono accorti i miei capi che non era quello, però tu vedi. No, però jokes aside, sapete o volete che vi spieghiamo un attimo? Ok, you know. Beh dai. Va bene. Questa è la... Ottimo. Quali sono, secondo te, le skills necessarie per diventare un investitore di successo? Allora, come dicevo, lì dovete essere molto più abituati a muovervi nel casino, nella confusione, perché non riuscite ad avere sicuramente mai una chiara agenda, perché, ripeto, quando poi avete delle società da gestire e quant'altro, scoppiano mille problemi. Dovete essere estremamente versatili per veramente passare da un tema fiscale a una negoziazione di un contratto commerciale a un aspetto di valutazione, a quello che volete in 2 minuti, quindi estremamente versatili e flessibili. Dovete essere capaci a prendere delle decisioni. Nel private equity non si sta, a un certo punto devi prendere una decisione. La cosa peggiore che possiate fare in qualsiasi, situazione è lasciare andare senza a un certo punto dire facciamo così, destra o sinistra. Magari sbagliando si sbaglia, però a un certo punto bisogna, è il vostro mestiere, dovete a un certo punto mettere le palline sul tavolo e vedere cosa succede, perché tutte le situazioni che vengono lasciate andare, ma questo anche quando fate una negoziazione per acquistare una società, c'è un momento che bisogna chiudere, c'è un momento in cui bisogna finirla con il corteggiamento, e lì è un qualche cosa che secondo me è veramente, veramente importante, perché spesso vuol dire fare delle decisioni senza avere mai tutte le informazioni di cui avete bisogno. Tutte le volte che prendete una decisione c'è qualche cosa che dice che quella è la decisione giusta e c'è un'altra che dice che però c'è un rischio, e quindi a un certo punto dovete tapparvi il naso e andare. Questa è una parte fondamentale, perché anche quando poi siete in un ruolo di un azionista di maggioranza in una società, c'è da fare tutte le analisi che volete, poi però bisogna arrivare a un momento in cui bisogna decidere. Quindi come dicevo prima, dovete sicuramente essere versatili, dovete essere capaci di valutare mille cose, però come sempre ogni tanto l'eccesso di informazioni ti uccide, perché c'è sempre una cosa che ti dice vai a destra e un'altra che ti dice vai a sinistra. A un certo punto dovete gettare il cuore oltre l'ostacolo e andare. E poi quello che. E poi se si sbaglia si può sempre, ripeto, in qualche modo aggiustare la mira, no? Non è un mondo che vive di decisioni perfette. Siete sempre su un. Dovete sempre cercare di fare le cose fatte bene, mai perfette, perché perfette non si va da nessuna parte. Fa comunque 20% di ritorno se fosse facile da fare perfetto. Infatti. Come è evoluta secondo te l'industria dei private equity da quando l'hai iniziato a seguire o a lavorarci, e come pensi che evolverà nei prossimi anni, sempre in quest'ottica di Careers of the Future? Allora, secondo me è diventata estremamente molto più selettiva e competitiva rispetto all'inizio. Sì. Ricordate, rispetto a quello che era negli anni 90 o inizio degli anni 2000, c'erano, anche lì era un po' come il banking negli anni 80, c'erano, era un mestiere nuovo dove c'erano ancora professionalità poco sviluppate, c'era gente che si metteva a fare questo mestiere senza però avere avuto, diciamo, una formazione specifica, anche perché non esiste, ed era però anche un periodo storico estremamente positivo, c'è gente che ha sono tutta una serie di player che adesso non ci sono più, che fino a qualche anno fa sembravano essere gli dei del private equity. Era molto facile, non era molto facile, scusatemi, ho sbagliato, era una situazione molto più facile, perché c'era meno competizione, c'erano meno professionalità, c'era un momento di mercato estremamente favorevole in certi momenti, quindi quando il mercato tira è come navigare tra le secche, se c'è una marea alta, anche se non sono un buon marinaio, vado sopra, come si abbassa la marea, se non so governare la barca mi pianto, no? E questo è quello che è successo poi con la crisi veramente che c'è stata qualche anno fa, che io e lui abbiamo vissuto in pieno, no? Quando c'è stato il grosso patatracca nel 2008, l'acqua si è abbassata di colpo e chi non sapeva muoversi si è piantato sugli scogli, e ce n'erano tanti che non sapevano muoversi. Quindi adesso è cambiato il mondo completamente, c'è molta più gente che fa questo mestiere, che lo ha fatto per molti più anni, quindi si sono sviluppate delle personalità molto più
molto più complete. C'è un mondo di controparti che sa interfacciarsi in modo diverso con il private equity. Prima era più facile andare da un imprenditore e diciamo, raccontargliela su e spuntare un prezzo favorevole, no? Perché poi questo mestiere alla fine si deduce a comprare a poco e vendere a tanto come in tutto, no? Adesso c'è gli imprenditori che spesso vogliono vendere a troppo, neanche a tanto, e quindi è un macello, quindi è estremamente più competitivo. C'è tantissima gente che lo fa rispetto a prima, che prima si è fatta anni di banking, anni di consulenza, che prima ha lavorato come consulente col private equity. Quindi sicuramente il livello di competizione si è alzato, il livello di professionalità si è alzato. Se voi prendete in mano alcuni documenti, secondo me anche, sto guardando, ogni tanto ci capita di prendere in mano vecchi shareholder agreement o investment memo, anche di accordi di governance fatti 7-8 anni fa, no, dici, ma chi cacchio ha scritto questa cosa qua? Semplicemente perché finché i problemi non ci sono stati, nessuno ha pensato, no, a come gestire certe situazioni. Quindi è un mondo sempre più competitivo, ed essendo sempre più competitivo, la possibilità di guadagnare si è abbassata. Quindi sarà un mondo in cui sempre più attendere anche le aspettative dei fondi sui ritorni che fanno si dovranno abbassare. E quello che sarà un po' la caratterizzante, secondo me, della industry, è che sarà quelli che avranno successo, non saranno quelli che quando fanno quattro volte i soldi o fanno il 40% di ritorno su qualche deal, ma quelli che sono consistent, no? Quello che paga in questo lavoro è essere estremamente disciplinati e portare a casa sempre dei buoni risultati. Perché fare un successo enorme e poi un fallimento in cui la volta prima guadagni più dal successo che dal fallimento, poi diciamo non è un buon indicatore di cosa succederà nel futuro, no? Chi investe, gli investitori che danno i soldi a chi fa il nostro lavoro, alla fine, se dici vuoi, si prendono un certo rischio, però alla fine i soldi li vogliono e con un certo ritorno. Se però tu gli garantisci che c'è un'ottima possibilità di portargli a casa quel ritorno, i soldi te li continuano a dare anche in futuro. Quindi sarà sempre, diciamo, probabilmente gli estremi, a parte chi fa venture, che è un'altra cosa dove hai delle altre dinamiche, l'evoluzione a tendere sarà quella, anche perché hai sempre più veramente competizione da diversi attori. No, concordo, è interessante vedere quando fai un'analisi dell'evoluzione dell'industria di private equity come parte i ritorni in generale dell'industria che erano più alti nel passato e poi qual è la scomposizione dei ritorni, no? Tu vedi negli anni 90 il 50-60% del ritorno creato era multiple arbitrage, andavi dall'imprenditore, comprare una cosa a 6, dopo 3 anni la vendevi a 8, magari anche l'EBITDA rimaneva piatto, comunque tu facevi soldi. Ora purtroppo c'hai 20.000 banker affamati che vanno dagli imprenditori diventa molto difficile, per cui lo paghi a 8 e per fare il ritorno l'EBITDA da quanto l'hai pagato deve crescere, se no il ritorno li fai e magari anche se cresce un po' non riesci a fare necessariamente quel sovraritorno che se non c'hai un po' di multiple arbitrage fa difficoltà a fare. Devi lavorare molto più sugli asset, il lavoro di portfolio management è molto più rilevante rispetto a una volta. Ed è per questo che anche la comprensione del business è fondamentale, perché devi capire se veramente questo è il business in cui stai investendo, un business che a tendere può dare dei risultati, come diceva Dimitri, di crescita proprio dal punto di vista del business, non perché ho fatto la leva o perché ho comprato un multiplo favorevole, perché quelle sono dei nice to have al giorno d'oggi, che se riesco tanto meglio, però la realtà è che non posso fare affidamento su quello per fare 10 investimenti in un fondo e portare a casa un ritorno soddisfacente per gli investitori che poi mi permette di raccogliere il fondo dopo. È stata dimostrata una correlazione negativa tra l'inflow di fondi nell'industria e i ritorni, perché chiaramente un aumento di fondi genera più competitività. E è anche vero che tanti dei blockbuster più famosi, quindi vari Edge, Ambisco, TXU degli anni precedenti, non sono stati dei successi strutturanti. Quindi dire che ci stiamo avviando verso un ridimensionamento del leverage deal con un focus più verso il mid market, deal più gestibile e quindi su cui si può lavorare meglio forse, o non è corretto questo?
Ah, sai, io faccio mid market, quindi cioè, il tipo di fondo in cui lavoro io, il tipo di investimenti che facciamo noi è esattamente quello. Noi crediamo sia diciamo una posizione giusta, perché spesso trovi delle aziende in cui c'è possibilità veramente di fare un miglioramento delle operations, del business concreto, senza inventarti diciamo cose strane. Molto di quello che facciamo noi è veramente applicare del buon senso e dare una mano a delle società a strutturarsi come società un attimino più grandi si strutturano. Quindi lì c'è veramente la possibilità di dare una crescita reale al business e quindi poi di fare quel miglioramento operativo e quella crescita che ti fanno un ritorno. È anche vero che però anche questo ormai è un mondo dove il venditore, l'imprenditore o il fondo che c'è prima o chi diavolo sia l'azionista non è più quello di 15 anni fa, quindi ha ben presente quanto può valere la sua società e quindi nel prezzo d'ingresso te lo fa scontare. Quindi sicuramente il mid market è interessante, però credo che anche nelle size più grandi, alla fine, se l'approccio del fondo è quello giusto, possibilità ci siano. Chiaramente più cresce la size, più è difficile fare dei ritorni incredibili. Chiaramente passare da 50 milioni a 100 di fatturato è una cosa, passare da 500 a 1 billion è tutta un'altra paio di maniche. E questo è uno dei motivi per cui ci sono anche delle aspettative diciamo di ridimensionamento dei ritorni a tendere. Sicuramente però anche un grande fondo che fa un investimento in una società molto, molto grande, quindi non in un mid market, ma che introduce diciamo una certa disciplina, un certo tipo di interazione virtuosa col management, può fare, può permettere a una società di migliorare, anche se già diciamo ha una size rilevante, se è ben gestita. È chiaro che è facile, no, moltiplicare per due qualcosa di molto piccolo rispetto a qualcosa di grande. Ragazzi, scusate, ma dobbiamo andare, siamo già un quarto d'ora di ritardo, mi dispiace che avete già alzato le mani prima. Magari io sarò anche dopo l'intervento di Abravanel per 45 minuti, un'oretta. Venite, mi chiedete, non so se fa bisogno. Un applauso a Fabio. Grazie a voi.